secondo giorno di tour iniziato alla grande, perché dal piccolo luogo, dall'hotel di sale in cui ho dormito, ci siamo diretti dopo un'abbondante colazione al salar di Ciwana, un altro salar dove innanzitutto passa il treno per il Cile. Qui passa due volte a settimana, ve l'avevo già detto ieri quando ero al cimitero dei treni. Poco più lontano, dietro quelle due jeep, c'è un posto di controllo dei militari boliviani, perché se passano degli migranti, anche se non credo che ne passino molti dal Cile alla Bolivia, qui fanno i relativi controlli eccetera eccetera. Allora, è innanzitutto molto differente rispetto al salar visto ieri. Qui c'è solo il 15% di sale e tutto il resto è terriccio, non è usato né per fare case. Quella struttura che avete visto ieri non è fatta con questo sale, è fatto con il salar di Uyuni, e men che meno trattato e poi utilizzato come sale classico da cucina. Però devo dire che è interessante, una bella tappa giusto per qualche minuto. Oggi sarà una giornata molto lunga, soprattutto per il tempo che andremo a passare nella jeep, perché gli spostamenti saranno innanzitutto su questi terreni abbastanza dissestati, e poi perché arriveremo molto vicino al Cile. Domani sarà un giorno speciale perché entrerò in un nuovo stato. Sono non ancora emozionato, perché diciamo che adesso le emozioni del superare le frontiere le sento negli ultimi minuti, però una nuova esperienza in uno stato che sicuramente ha tanto da offrire, differente da quelli che ho visto in precedenza, Bolivia, Perù e Ecuador. Vediamo come sarà, però oggi voglio portarvi a vedere tutte le lagune rossa e tutte le altre che andremo a vedere. Si arriverà a 5000 metri a dormire in un ostello sempre di sale, però ad un'altura decisamente importante. Ieri abbiamo dormito più o meno a 3008 e adesso siamo a 4000 metri. Quindi questa è la prima clip del secondo giorno di tour al Salar di Uyuni. Oggi vi darò poi tutte le indicazioni riguardo ai prezzi e come fare per spendere meno, perché ci sono dei piccoli accorgimenti che, se rispettati, vi faranno risparmiare davvero parecchi soldini, amici. Questo è quanto dal Salar di Ciwana, è tutto. Ci vediamo all'altra tappa che andremo a visitare. La seconda tappa del secondo giorno di cammino è un punto panoramico che ci permette di vedere un vulcano attivo e che tuttora sta sputando fumo. Si vede un po' lontano, sicuramente con la GoPro non si vedrà, però vi faccio vedere tutto quello che c'è intorno a questo luogo, che è veramente interessante. Un deserto dove i venti arrivano fino a 50 km orari ed è bellissimo. Per questa sosta ti danno 15 minuti di tempo, giusto qualche foto, fare qualche ripresa e ammirare il panorama. Scusate se la clip uscirà disturbata con vento, però non si può fare niente, così sarà credo anche più avanti nelle lagune che andremo a vedere. Questo è il panorama e in fondo su quel massiccio roccioso, su quella montagna bianca, sul lato destro c'è il vulcano attivo. Ti stavi aspettando Gianluca, invece sono Raffaele. Allora, ciao, sono Raffaele, non è più Gianluca, gli ho rubato tutto, siccome sono uno del sud rubo, quindi no, sto scherzando, era battuta. E quindi gli ho rubato la GoPro e tutto a Gianluca, e sto qui su questa laguna che è bellissima, ci sono i fenicotteri rosa che non sono proprio del tutto rosa. Ecco, guarda, guarda, guardali, li vedi, li vedi? C'è questo sfondo bianco che è sale, che fa contrasto al blu della laguna, è una cosa eccezionale. Con tutti sti fili di grano e a distanza ste montagne, no, è bellissimo, questo è un posto bellissimo. È un posto forse uno dei più belli che abbia visto fino ad ora. Però ora devo restituire tutto a Gianluca. Ha fatto il cavallo di ritorno, ha pagato. Ragazzi, è iniziato il tour alle lagune.
Questa è la prima, ma è già sensazionale. Si possono vedere i fenicotteri che non sono completamente rosa per via del cibo, per cui non vengono a mangiare i gamberetti, ma mangiano delle alghe che non gli permettono di avere questo colore rosa molto forte. Fa un freddo bestiale adesso, stanno proprio volando alle mie spalle. Non mi aspettavo già di vedere una cosa del genere adesso. Come ho appena detto, il circuito delle lagune è iniziato adesso, per cui le prossime clip verranno fatte da varie lagune con colori e soprattutto paesaggi differenti. Bellissimo il contesto, si vedono montagne con le punte colorate, vette innevate, deserto di sale, una parte di lago salato e soprattutto questi fenicotteri, guardateli. Spettacolo, spettacolo veramente. Mi sta piacendo davvero questo tour. Mi sta veramente dando tanto, tanto, tanto. Dopo aver visto i fenicotteri, siamo arrivati in quest'altra laguna, laguna Idionda, questo è il nome, spettacolare. E siamo in questo ristorante dove abbiamo appena finito di mangiare pollo, pasta, verdure, dolce, il platano, veramente una roba stravigliante. Mi dirà delle cose strabelle che sto vedendo, anche l'aspetto culinario, perché abbondano. Questa è una cosa che a me piace, lo sto lì a guardare un attimino le porzioni, butta 2-3 cucchiai di pasta e magna, così è qua. Probabilmente sono fortunato, questo tour è così, però non posso assolutamente lamentarmi. Voto 10 in questo momento per il cibo. Guardate qui intanto, questo è il ristorante, vista panoramica. Usciamo e vi porto vicino alle acque, dove anche qui sono presenti una quantità allucinante di fenicotteri, fenicotteri rosa e fenicotteri bianchi. Il bagno è veramente lontano. È veramente interessante questo luogo. La seconda laguna Idionda è da 10 e siamo sopra i 4000 metri. A breve ripartiremo, c'è un altro deserto da attraversare e ci sono altre lagune da vedere. Guardatela qua, laguna Idionda, luogo che potrete vedere solo facendo il tour di 3 giorni nel Salar di Oyuni. Il prossimo collegamento sarà dall'altra tappa, dall'ennesima tappa che andremo a visitare, sono sicuro che sarà bellissima. A dopo! Foglie di coca, ragazzi! In Bolivia, molto più che in Perù, si utilizzano queste foglie. Tutti, dagli uomini alle donne, utilizzano le foglie di coca. Come ho già detto in tantissimi altri video, queste foglie vengono utilizzate per l'altitudine, per non soffrire queste altezze che arrivano a 5000 metri in questo caso, per cui tutti con queste foglie di coca fanno una sorta di pallina e dopodiché la posizionano qua all'interno della guancia, si crea una sorta di bolla e ne estraggono il succo. Non va mangiata come una caramella o masticata come una cicca, va semplicemente tenuto qui e con la saliva i liquidi vengono assorbiti. Per evitare questa cosa c'è anche questa pallina che va posizionata esattamente dove c'è la pallina di coca, vedete questa pallina nera, così che resta tutto attaccato e anche un sapore davvero molto buono, dolciastro. Adesso noi stiamo facendo una strada veramente dissestata, stiamo per attraversare il deserto. Mi mastico questo perché adesso arriveremo ad alture più alte di 4500 metri. Ci vediamo dopo. Laguna Onda! Siamo alla Laguna Onda! Nos vamos a Onda Tierra. Gracias a los amigos de Italia, Francia, Alemania, Guatemala. Bienvenidos a toda Bolivia. Sudeste Potosino. Uno. Bolivia! Uno, due, tre! Laguna Onda! Bolivia! Bolivia!
deserto del Siloli, ragazzi, le montagne colorate che sembrano molto molto simili a quelle che ci sono in Perù, Falcoyo, Vinicunca, si trovano esattamente alla frontiera con il Cile. C'è un sacco di aria, abbiamo fatto solo un pit stop per fare le foto, ma adesso è già ora di ripartire. Comunque questo è un gran bel posto, siamo ai bordi del deserto di Atacama e nel fondo, là dietro di me, c'è il Cile. Siamo nel bel mezzo del nulla, amici. Dopo 30 minuti di viaggio circa dall'ultimo video che ho fatto, sono arrivato in uno dei luoghi più iconici di questo tour al Salar de Uyuni. Siamo davanti all'Arbol de Piedra, l'albero di pietra. E questa è una formazione completamente naturale che, grazie al vento, tutti gli agenti naturali, ha preso questa forma praticamente uguale all'albero. Eccolo qua. Questo è l'albero di pietra, amici. Facciamo un giro insieme, diamo una vuelta, come si dice qui, e poi, ragazzi, l'appuntamento sarà da una delle meraviglie che da tanto voglio visitare, la Laguna Colorata. Eccolo lì il tronco, diventa sempre più fine, è una roccia che sarà destinata a cadere tra millenni, però io in questo momento ho la fortuna di vederla. Eccoci qua, abbiamo dato la vuelta. La cosa particolare di questo luogo, oltre all'albero che avete visto, è il fatto che qui ci sono queste formazioni rocciose che escono praticamente dal nulla, perché se vedete e avete visto tutto intorno a me, solo deserto, tutta sabbia, sassolini. Invece qui ci sono tutte queste formazioni che hanno poi forme strane. Quello lì sembra il Mexican hat che ho visto negli Stati Uniti, il cappello del messicano. Quello è veramente bello questo posto. Stavo giusto parlando con Raffaele, Melissa e tutti gli altri ragazzi del gruppo. Non ci aspettavamo una roba del genere, non ci aspettavamo davvero di essere così felici. Pensavamo di restare più tempo in macchina, di vedere meno cose. Invece qualsiasi ora del mattino, del pomeriggio, della sera e anche della notte, con le stelle si possono vedere meraviglie naturali come quella che per esempio vi ho appena mostrato. Ed è una cosa che mi piace. Solo ieri alla fine ci hanno fatto fare quella sosta super turistica nei mercatini, dove c'erano tutte le magliette, le felpe, tutte quelle stronzate che fanno sempre. Oggi neanche una sosta di questo genere. Ci siamo goduti e ci stiamo godendo ogni secondo di questa fantastica giornata. Dall'albero di pietra è tutto, l'appuntamento ve lo do alla Laguna Colorata e lì vi dirò qualcosa anche sui prezzi di questo tour. Ragazzi, ci siamo, ultima tappa del secondo giorno di questo tour nel Salar de Uyuni. Siamo appena entrati all'interno del parco nazionale che ospita la Laguna Colorata. Entrare qui non è gratis, ci vogliono ben 150 bolivianos, perché siamo stranieri, quindi stiamo parlando di circa 20 euro. Tantissimo, però devo dire che questi sono luoghi protetti e non è solo l'unico luogo che si arriverà a vedere in questo parco nazionale, perché è davvero ricco, ricco di sorprese come la Laguna Colorata. Per me questa è la realizzazione di un sogno, anche se poi devo dire che l'acqua non è rosa, ma è una laguna di colore marroncino, color campo da tennis, però mi lascia tranquillo, mi toglie un attimino tutto lo stress che c'avevo, tutto il nervoso, no? Dopo aver girato tre quarti di mondo, essere arrivato in innumerevoli lagune, laghi, rosa, sono finalmente riuscito ad arrivare in un luogo che si avvicina molto. Io ho avuto una sfiga pazzesca in tantissimi luoghi per quanto riguarda appunto il colore dell'acqua, perché o non c'era, o l'acqua faceva schifo, o non era un colore normalissimo. Invece adesso
non posso far altro che ammirare e mostrarvi a tutti voi la Laguna Colorada. Benvenuti a tutti! Guardatela, guardatela bene, ammiratela, e se un giorno ne avrete la possibilità, arrivateci. I fenicotteri si possono vedere. Come ho detto poco fa, per me questa è la realizzazione di un sogno, anche se comunque ho sempre in testa sta Laguna Rosa che non ho ancora visto, però questa va bene così, non mi posso lamentare per niente. C'è vento, magari il video ci era un po' disturbato, però non posso farci niente. Questi sono luoghi dove il vento arriva anche 50-60 km orari. Per quanto riguarda i prezzi del tour, ragazzi, lasciatemi ancora un attimo di tempo, voglio essere preciso, voglio che si ascolti bene tutto quello che dico, perché magari a qualcuno può interessare spendere di meno nel salario Uni. Per cui farò magari qualcosa quando arriverò a San Pedro di Atacama, Cile, e ci arriverò domani, ok? Questo è tutto. Ci tengo a fare un'ultima precisazione, ragazzi. Se potete, scegliete un tour, però questo è un qualcosa di cui io non sono sicuro. Un tour che arrivi qui a mezzogiorno, primo pomeriggio, non al tramonto, perché l'acqua vi apparirà molto, ma molto migliore rispetto a quello che vedete alle mie spalle. Sono sicuro che i tour da San Pedro di Atacama, quelli che partono da San Pedro di Atacama e arrivano in Bolivia, a Uyuni precisamente, fanno questa tappa nel mattino, quindi quando i colori sono più belli, i colori sono migliori. Però è una cosa che non credo i tour di Uyuni facciano, a meno che non siano qualcosa di privato o robe speciali. Però informatevi, perché vale la pena, varrebbe veramente la pena vedere questa Laguna Colorada al massimo della sua bellezza. Ragazzi, fatemi andare a godere adesso questo luogo, voglio contemplare un momento, fare qualche foto, camminare, e poi noi ci dirigeremo all'altro ostello di sale, dove le temperature quest'oggi per la notte danno un bel meno 15. La giornata è quasi finita, sono le 6:30, siamo appena arrivati nel secondo ostello dove alloggeremo solo per qualche ora alla fine, perché alle 4 suonerà la sveglia, forse anche un po' prima, perché la giornata di domani comunque sarà abbastanza intensa, però non vi voglio svelare ancora niente. In questo momento sono nell'ostello, stanza condivisa per questa notte, elettricità limitata, solo 2:30 giusto per far caricare i telefoni, le batterie delle fotocamere alle persone, ai clienti, però poi chiudono tutto e non si può vedere niente. Per me questa è una fortuna, perché così stanotte avrò l'opportunità di fare le mie foto notturne e vado a bere un mate di coca, perché siamo a 5000 metri. Dicevo, avrò modo di fare le mie foto notturne, la Via Lattea verrà fotografata sicuramente. Non è una camera super professionale da migliaia di euro la mia è una Nikon D5200, molti di voi me l'hanno chiesto perché hanno visto le foto così, e voglio insomma dirvi questa cosa e anche consigliarvela, non so ancora se si può trovare in giro, ormai è un po' vecchiotta, però fa il suo sporco dovere. Con due obiettivi, io viaggio con due obiettivi, un 18-55 stabilizzato della Nikon, che è quello che ti danno quando compri la fotocamera, e poi ho comprato questo 70-300 che mi permette di fare le foto con uno zoom abbastanza importante. Non ho bisogno di una fotocamera onestamente che costi di più, di una qualità superiore, semplicemente perché chi viaggia sa benissimo che i bagagli vengono buttati un po' così, no? Nella stiva, nei vari pullman, o comunque chi viaggia con zaini in spalla sa benissimo, è un rischio viaggiare con droni, è un rischio viaggiare con fotocamere super costose, bisognerebbe starli sempre a proteggerle, sempre a guardare se qualcuno si avvicina, per cui ho deciso di fare questa cosa e mi trovo abbastanza bene. Mi sono coperto perché la notte qui sarà veramente, veramente tanto fredda, amici.
le temperature scenderanno abbondantemente sotto i meno 10 gradi e quindi bisogna usare berretta, indumenti termici. Cosa molto importante che io ho e che voglio consigliarvi, perché sono 3 anni ragazzi che ho questo capo d'abbigliamento, sia il pantalone sia la maglia, roba termica con questo materiale argentato, vedete? Se lo potete vedere, ce l'ho da 3 anni e mezzo, fa ancora il suo sporco dovere, mantiene la temperatura delle mie gambe, c'ho anche il pezzo sopra. Quando vado a fare trekking di solito lo uso perché traspira, posso usarlo per vari giorni senza puzzare, però l'ho pagato un po', ma la qualità a questo giro è una calzamaglia della Columbia, anche la parte sopra della Columbia. A questo giro devo dire che ho fatto un affare. Adesso esco, vi faccio vedere un attimino il piccolo ostello e vi faccio vedere anche cosa farò con questa bottiglia d'acqua. Datemi solo un secondo, tempo di uscire dalla stanza. Eccoci qua. Questo che vedete dietro di me è la piccola area comune. Questi sono tutti gli ammassi di telefoni, c'è qua 10.000 euro di roba. Allora, che cosa voglio fare con questa bottiglia d'acqua? Voglio lasciarla fuori stanotte, lasciarla proprio qui davanti e vedere se domani sarà un blocco di ghiaccio unico. Adesso fatemi uscire. Non vedrete sicuramente niente adesso. Vedete? Sono fuori. Allora, la bottiglia la lascerò esattamente qui sotto di me e vediamo che cosa troverò domani. Speriamo che non me la rubino, perché qui l'acqua comunque costa abbastanza.